perché mi sono assicurato che le mie applicazioni sono tutte compatibili, semplicemente basta andare nel pannello di controllo e dire togli il supporto a lungo termine e vai a prendere un supporto a breve termine. In quel momento Joomla vi dirà tutte le release, chiaramente l'ultima, disponibili per lungo termine, per cui si passerà automaticamente dalla 2.5 alla 3.2, come semplicemente cliccando è la classica barretta che scorre e gli dirà se il server su cui siete fermati, insomma, è normale, anche un po' funziona, vi dirà come che l'aggiornamento è stato effettuato. Il problema un po' più serio che hanno tutti quando fanno gli aggiornamenti sono le template. La template cos'è? Perché no? È la mascherina grafica dove appaiono i vari moduli, il logo, il login, la pagina centrale, ovviamente ognuno la posiziona in modo diverso, chi mette il giornale a destra e a sinistra, chi li mette solo sotto, insomma, le template sono veramente migliaia. Passare da una template, da una versione all'altra, ovviamente le template si riazzerano, cioè si fanno un'altra volta per template standard, top, logo, body, sinistra, destra, e magari voi avevate 3 di sinistra, 1 a destra. Semplicemente basta andare all'interno della vostra template e andare a dire questo sta a sinistra, questo stava a destra, è una banalità. Se avete delle template, tra l'altro, compatibili 2.5 e 3.2 lo fanno in automatico, ma non tutti, non tutte, soltanto quelle, diciamo, le migliori. Il sito praticamente passa, questa è l'installazione base ovviamente, passa dalla versione 2.5, quindi vedete a sinistra il classico menu come esce di base, la home page e il logo, ha una versione 3.2, ma che fa l'opposto, uno si sposta a destra, tutte le storie, in automatico, questo è quello che apparirà all'utente finale. Perché ci siamo spostati a destra? Perché dalla versione 3 in poi, Joomla diventa responsive, cioè è praticamente visibile su qualsiasi dispositivo portatile, anche BlackBerry. Quindi non solo è responsive, ma è responsive anche per quanto riguarda le grafiche, le template, cioè girando l'orizzontale, in verticale, il vostro sito cambierà dimensione. Ovviamente con i menu a destra, in verticale si sposteranno sotto, con i menu a sinistra si sposterà sotto la pagina, cosa che nessuno vuole, può sempre far vedere per prima cosa i loghi o l'home page. Quindi questa è un'impostazione che comunque può essere modificata, se a voi piace più così, fate così. È interessante guardare sui telefonini queste cose. Andiamo a vedere poi sotto l'iceberg cosa c'è. Questa è la cosa più carina di tutte per chi fa questo di lavoro. Non so se voi siete parlati di SEO, Search Engine Optimization, cioè l'ottimizzazione su motori di ricerca. Moltissimi webmaster hanno questa problematica di posizionare sempre i primi posti il mio sito, una leggenda praticamente. Cioè, io lo facevo nel 1998-99, si riusciva ancora a fare qualcosa, però così sborso centinaia di migliaia di euro ogni mese, o vi dimenticate di essere con la parola che so, televisore al primo posto su Google. Però sempre qualcosa si può fare se uno c'è dei contenuti. Il componente tag, che non viene penalizzato da nessun modo di ricerca, adesso è stato inserito all'interno di Joomla. Molti diranno, ma io il tag lo mettevo prima, che cos'è il tag? Una parola chiave che mi riconduce a quella pagina. In verità il 99,9% dei siti Joomla in home page si chiama home. Cioè se passa Google scrive home, perché nessuno sa che il titolo che si vede sulla barretta in alto è nel browser, non è il titolo della pagina. Teoricamente ogni pagina dovrebbe avere il suo nome. Quindi se sono il blog di Cusominone, il blog di Cusominone scriverò. 99,9% è home, quindi abbiamo tantissime home di Joomla, in più grandi ce le troviamo la nostra. I tag aiutavano a andare a livello ancora più minuto. Alla fine è un componente veramente molto semplice. Normalmente all'interno di un articolo, li chiamiamo articoli le cose che voi scrivete, indipendentemente dai contenuti, è già contenuto in sé per sé il tag di cosa state parlando. Sto parlando del televisore, quindi il televisore, il palasma e così via. Chiaramente tutti fanno così, ma è possibile però inserire volutamente con la parola, proprio usando la parola tag, dei richiami particolari, che il televisore potrebbe essere LCD, a plasma, largo schermo, connesso a internet. Chiaramente magari non c'è una scheda tecnica, perché io sono un e-commerce che si collega a un rivenditore che mi passa direttamente la fotografia e la dicitura, però voglio che sia ricercato con quelle parole, anche con quelle parole.
prima bisogna andare a mano, quindi immaginate che lavoraccio. Oggi basta aggiungere, qua parliamo sempre di ristoranti, la parola di ristorazione, prima per aggiungere la parola ristoranti, e poi metterà anche qualche parola tipo vino, se lo vediamo, e il tag automaticamente viene sparato nella pagina, senza che l'utente sa come funzioni. E l'aggiunta è immediata, cioè in tempo reale. Ricordiamoci che Joomla è sempre dinamico, lavora con un database, quindi non, il testo che vedete è comunque memorizzato in un database. Quindi, tramite virgola, poi per classico sistema di mettere le virgole, si possono aggiungere quantità, però. Consiglio mio, non mettete più di 3-4 tag per pagina, altrimenti diventate proprio penalizzati. Come appare il tag? Questo è un articolo che parlava sul blog di alcuni ristoranti. Il tag apparirà in alto così. Ristoranti, nuovi di interesse, tutto come quello di interesse. Oltre al contenuto stesso, come 30, quindi Google l'apprezza questa cosa perché aiuta nella ricerca. Google così un attimo per ricerca. Ed è anche la grafica, poi anche questo può essere settabile attraverso template. Al momento esce automaticamente praticamente. Ovviamente è possibile collegare quanti elementi vogliamo in tag, nel senso che io ho parlato degli articoli, ma possono essere intere categorie di articoli, potrebbero essere parti di blog, contatti, Wikipedia, cioè possiamo chiamare anche intere sezioni del nostro sito con un tag particolare. Questo è importante per chi ha strutture multilivello, dove per esempio accedono gli insegnanti, gli utenti normali, i genitori, gli alunni, quindi è inutile andare a dare troppe informazioni o dei tag specifici per altre categorie. Questo è quello di cui vi parlavo, la verifica in due passaggi. Questo adesso è per dire adesso ai prossimi webmaster che saranno Joomla che il problema l'hai creato tu. Prima era necessario, bastava mettere soltanto login e password, le password insomma lasciamo stare la sicurezza delle password che vengono inserite, per cui si accedeva. Ovviamente moltissimi fanno ricorda la password del browser perché gli fa comodo. Quindi si crea quel computer collegato in internet, ha in sé la cache, anche se a livello hash, per poter essere catturato. La cosa interessante, la dimostrazione è stata fatta da un programmatore che lavora per Google, al Joomla Day, era come si metteva lì e aspettava che un qualsiasi amministratore non facesse logout. Quindi, e lui diceva facilmente lo riesco a fare, chiamo l'amministratore del sito, dico, guardi, quella pagina non si vede bene, c'è qualcosa che non va. Quello correrà, andrà a fare il login e lui sta lì e si frega la password. Proprio in diretta l'ha fatto, una cosa spaventosa. C'è il filmato su Google, andate a vedere che è pazzesco. Qua invece è possibile adesso fare un'autenticazione in più, ovviamente per l'amministratore o per chi deve accedere, non per gli utenti, tramite il Google Authenticator, che è un'applicazione molto semplice che non fa nient'altro che mandare un codice sul telefono che dura, mi sembra 7 minuti, ma anche questo è modificabile, un codice di 7 cifre. In più noi abbiamo aggiunto, perché abbiamo visto che a volte ci distraiamo, rispondiamo al telefono, il codice è scaduto, dobbiamo aspettare altri 7 minuti per loggarci, c'è la possibilità di avere una lista di password di riserva, che è proprio da scrivere su carta, nostra, diciamo, un po' come si faceva una volta con i banchi, che ci permette comunque di bypassare questo sistema. Dice, guarda, mi sono dimenticato la password, non mi ricordo neanche più il codice del telefonino, non c'è il telefonino, però c'è la super password per entrare. Ogni volta che si gioca la super password vengono cancellate dal sistema. Quindi non è che si può giocare proprio così tanto, è un tentativo di... L'applicazione è facilissima da installare, come al solito si clicca, si va, niente di che. È in inglese la guida, purtroppo ancora, perché adesso ci stanno passando l'ufficialità che la beta è funzionale, quindi adesso faremo le traduzioni, quindi ci porterà qualche settimana. L'applicazione è scaricabile anche così. Questa sono solo i passaggi che vedete step by step per arrivare. La cosa finale è che praticamente avete una secret key in più in fase di login. Questo è molto importante la situazione, praticamente così dovremmo tagliare la testa a tutti i problemi. Questo non so a chi può interessare, ma prima per modificare, molti non sanno che Joomla ha la possibilità di modificare i template che comprate con quello che si chiama override. L'override è una funzione molto semplice. Dice il mio sito è tutto verde con sfondo rosso, però questa paginina qui la devi fare al contrario. Quindi o se si mette a mano a farlo, che è complicato, oppure si crea un'override era molto semplice il progetto. Mi copio la struttura, quindi con l'FTP,
gli cambio.